riportare nella capitale il cuore dell'innovazione mondiale, e questo è il tema ispiratore di Codemotion Rome 2015, che ha messo a confronto giovani sviluppatori e startup italiani con i massimi esperti internazionali della tecnologia. Perché, come spiega Mara Marzocchi, co-founder di Codemotion, l'innovazione italiana non può permettersi di rimanere entro i propri confini. Siamo a Madrid, siamo a Berlino, quest'anno per la prima volta siamo andati fuori dall'Europa perché siamo stati a Tel Aviv, e come un risico vogliamo arrivare anche in altre nazioni e stiamo appunto cercando dove spostare i nostri carri armatini. Purtroppo ancora in Italia non si parla molto l'inglese, però noi su questa cosa ci investiamo, infatti metà dei nostri interventi sono in inglese, perché è importante proprio a livello internazionale farci conoscere, e questo è l'unico mezzo per far venire anche ospiti e sponsor dall'estero. Tra i principali sponsor di Codemotion c'è anche Microsoft, che si apre al mondo open source, offrendo soluzioni e incentivi ai giovani sviluppatori e alle startup. Allora, Microsoft investe tantissimo nei giovani, tant'è che ad esempio questa settimana abbiamo annunciato che parte di Azure sarà totalmente gratuita per gli studenti. Azure è già totalmente gratuito per le startup e anche per i progetti di impresa, per cui se uno non serve nemmeno avere una società, neanche un SRL da un euro, basta un'idea, uno si può registrare, se l'idea ha un minimo di senso viene approvata e uno può aprire BitSpark e ricevere Azure gratuitamente. Presente all'evento anche l'associazione Roma Makers, che punta a mettere in rete tutti i makers della capitale, organizzando corsi di formazione e diffondendo la cultura della sperimentazione e della condivisione delle idee. Roma Makers e Codemotion collaborano ormai da tanti anni in tante iniziative, proprio perché, anche se da punti di vista diversi, abbiamo sempre rappresentato un po' l'innovazione a Roma. Uno dei cuori di Roma Makers non è tanto l'innovazione, le nuove macchine, quanto piuttosto cercare di fare appunto formazione andando a toccare la mente delle persone, creare una cultura della sperimentazione, una cultura dell'apertura mentale che ci spinge a provare a chiedersi se c'è una strada nuova per fare quello che magari abbiamo sempre fatto.